Il volo della falena. Attorno alla luce fioca che pende dal mio letto gira una falena che sbatte ritmicamente contro la lampadina, perdendo l'orientamento. La fisso e mi rendo conto che i miei pensieri hanno lo stesso andamento. Il ritmo è rotondo, segue il battito del mio cuore. Il rumore della mia mano che picchia contro le sbarre del letto è più rapido, lo raddoppia perché la corda legata al polso è troppo corta e da poco gioco. Il dolore che mi provocano le nocche sbucciate, tuttavia, è utile. Mi consente di non cadere nel torpore dei farmaci e di continuare a ricordare. La rotazione dei pensieri diventa poco a poco una scia di colori, che vibrando attorno alla luce mi porta lontano da qui, lontano da ora. Non ho mai avuto rimpianti per essere stata ciò che ero, non avrei potuto essere diversa. Non avrei potuto conformare il mio stile di vita alle regole del fascismo, non potevo essere la sposa esemplare, la madre perfetta, la donna mite, la fattrice fintamente felice e schiava di un uomo padrone. Ho odiato mia madre quanto mio padre per questo. Ho provato vergogna per i suoi finti tirati sorrisi, rabbia per il suo capochino quando mio padre la batteva, collera per il suo braccio che mi allontanava quando volevo difenderla, per i suoi gemiti mentre lui le urlava le cose più crudeli che una donna possa ascoltare. Tu non devi pensare, tu devi solo obbedire, tu mi devi rispetto, mi devi servire in silenzio. Io sono il tuo signor marito. Rispondi, devi rispondere sì, signor marito. L'ho odiata senza capire che la sua sottomissione era l'unica possibilità che pensava di avere, l'unico modo che conosceva per salvare me. Per farlo sfogare su di lei, distraendolo dagli sguardi di una figlia adolescente impunita e intemperante. L'ho odiata quando si è ammalata, quando sfinita dalle sofferenze, distesa sul letto ormai senza forza, mi ha detto con un filo di voce che lui non sentisse: obbedisci, fingi, sii assertiva, nascondi la tua natura come ho fatto io. Non abbiamo scelta. L'ho odiata quando è morta. Mio padre ha finto dolore, sono rimasta sola con lui. Grazie, mamma. Grazie, mamma. Io non sono te, io non posso essere docile, non posso sottostare alle sue fanatiche maschiliste dittatoriali regole. Io sono la figlia ribelle e inadeguata di un gerarca fascista. Non voglio un marito, piuttosto un amante. Non voglio figli, voglio vestirmi provocante, essere bella e libera. Voglio sputare sul fascio e sulle camicie nere, voglio leggere, studiare. Essere dissidente, impulsiva. Voglio credere in me stessa e nelle mie idee. Voglio diventare tutto ciò che tu non hai potuto né voluto essere a causa della tua debolezza. Io non sono te, mamma. Io urlo nella mia testa con tutta la voce che ho. Ma non era debolezza. Ora lo so. Era il prezzo della sopravvivenza. Solo che io non lo voglio pagare quel prezzo. E se il mio debito sarà mille volte più alto, avrò almeno la certezza di aver scelto. Addio, mamma. Riposati ora. Io metto via gli abiti dimessi imposti per indossare colori sgargianti e abiti provocanti. Nonostante sapessi a cosa sarei potuta andare incontro, rifiutavo i lavori domestici e la vita di casa, scappando ovunque si potesse leggere e discutere di libertà. Frequentavo persone che mi insegnavano a riflettere, a discutere, ad analizzare, ad agire. Giovani che volevano cambiare lo stato delle cose. Ogni sera tornavo a casa pentita già appena varcavo quella maledetta soglia di non avere il coraggio definitivo di fuggire da quelle mura. E ogni sera mio padre mi aspettava per picchiarmi e urlarmi le cose che mille volte avevo già sentito vomitare su mia madre. Il mio capo però non era chino. Non un gemito, non un lamento. Un sorriso beffardo era l'unica cosa che quel padre imbruttito dalla violenza poteva avere da me. Lividi, ferite e stanze chiuse a chiave non mi hanno fermata, ma non avevo idea. Non mi avevano mai raccontato, nessuno mi aveva mai avvertita degli altri lividi, degli altri dolori, delle altre chiavi che avrei conosciuto. Fino a quando quell'uomo, che ormai odiavo profondamente e consideravo un animale, decise di portarmi dal medico di fiducia. Una ricetta, poche righe. La paziente, esuberante e isterica, necessita di ricovero in clinica
per essere rieducata e ricondotta dalla disciplina manicomiale entro i recinti di una normalità sociale. Grazie, dottore. Ormai da molti anni la terapia sedativa mi fa galleggiare tra le ombre, alternando una veglia piena di visioni orribili ad un sonno con incubi atroci. La violenza fisica e verbale degli infermieri è dolorosa e umiliante. La mancanza di movimento distrugge la volontà. L'imbruttimento del cibo infimo mangiato senza posate, come animali affamati, è mortificante. Non esiste la pietà in questo luogo sporco, pieno di muffa e di bruttezza. Ora vago come un fantasma quando riesco a tenermi in piedi. Non sono quasi più nulla di ciò che ero, perché se in alcuni rari momenti torno ad essere quella di un tempo, ogni piccolo spostamento della mia apatia verso azioni disobbedienti o pensieri autonomi viene respinto con immediatezza e decisione dai miei carcerieri con il camice. Ora poi stanno cominciando ad usare una nuova terapia, e ogni volta che fanno passare la corrente attraverso il mio corpo svengo dal dolore e mi risveglio con qualche osso rotto e incapace di ragionare. Odio quelle scosse che mi sconquassano finché non perdo i sensi. Odio il prima, il durante e il dopo che mi tolgono la volontà e mi causano un mal di testa lancinante. Odio i bagni e quell'acqua prima bollente e poi gelata in cui mi immergono, a volte stretta dentro un lenzuolo di stoffa ruvida. Grazie, padre. Spero che esista il contrappasso e tu sia morto tra dolori e sofferenze atroci. Giudicato e giustiziato da ribelli. Ora basta però. Oggi non ho più neppure la forza dell'odio a sostenermi. Non riesco più a sopportare l'odore dei corpi non lavati, di feci, di vomito. Non posso più ascoltare le urla strazianti delle mie compagne. Non riesco più a tollerare le fasce che mi bloccano i polsi e le caviglie. Non ho più la forza di reagire ai soprusi. Sono esausta. E ho deciso di fermarmi qua. Nel mio sudicio letto puzzolente e viaggiare con la mente, seguendo il volo della falena, il ritmo della mia mano ferita, il colore dei ricordi che in questo momento sono stranamente lucidi e netti, come se avessi ancora la forza dei miei anni giovani. C'è un gruppo di medici in corridoio. Stanno parlando e li sento discutere sulla possibilità di farci vivere liberi a noi matti. Ma io ero già libera. Ero sana, ero piena di energia e di volontà e mi hanno tolto tutto. Per me è troppo tardi, sono stanca e tolgo il disturbo. Loro, i medici, non sono informati, ma noi in manicomio sappiamo come si fa. Basta fermare i pensieri e con loro, in un attimo, scompaiono i battiti del cuore, le falene e i colori.